Per la terza volta siamo onorati ed orgogliosi di poter ospitare questo evento che ha una grande valenza anche dal punto di vista sociale. Ogni anno il parterre delle premiate si arricchisce sempre di più ed il valore aggiunto di questo premio, io lo ribadisco ogni volta, è il fatto che non si esaurisce nella serata delle premiazioni che avverrà quest'anno il 26 di novembre presso il nostro meraviglioso Teatro Spina, ma si arricchisce anche con il portare l'esperienza, le testimonianze di queste donne e di queste figure delle premiate direttamente nei nostri plessi scolastici. Questo è molto importante perché abbiamo visto negli anni che i ragazzi partecipano con entusiasmo, ma gli stessi presidi accolgono molto volentieri questo progetto, perché è chiaro che l'importanza di questi eventi è proprio quello di riuscire a contribuire a far sì che ci sia un cambiamento totale nell'educazione, nel modo di parlare, nel modo di atteggiarsi soprattutto delle nuove generazioni, perché si parte proprio dalle nuove generazioni per educare al rispetto soprattutto della persona, alla parità di genere. E purtroppo anche nel nostro territorio ancora il fenomeno è molto attuale, al di là di quello che vediamo poi nel nostro panorama politico, quindi non possiamo che accogliere veramente con entusiasmo queste iniziative. È un premio importante perché, come ho detto, non è semplicemente un riconoscimento, ma è un'occasione per tutti noi e soprattutto per le nuove generazioni di conoscere delle grandi donne che per la loro esperienza di vita personale o lavorativa in tanti settori si sono distinte e sono un messaggio concreto, vero, che può permettere veramente di portare avanti questo cammino verso l'uguaglianza di genere, verso la parità di genere e il rispetto delle donne, che ancora purtroppo è molto lungo. Questa testimonianza concreta che viene portata proprio ai nostri figli tramite le scuole è il modo migliore per lavorare, continuare a lavorare a quel cambiamento culturale che purtroppo ancora ha bisogno di tempo. Quindi un'occasione importante e concreta per aiutare questo percorso. Come provincia ci occupiamo di parità di genere, ci occupiamo di dare soccorso alle donne per quanto riguarda la violenza di genere. Vi assicuro che purtroppo i numeri ancora sono troppo alti e l'aiuto appunto che dobbiamo dare è ancora troppo significativo. Questo vuol dire che dobbiamo continuare con un messaggio di cambiamento culturale sempre più forte, soprattutto nelle nuove generazioni. Questo premio ha anche questo merito. Fortunatamente quest'anno, nonostante le limitazioni e le restrizioni dettate dal Covid-19, possiamo tornare a scuola. Naturalmente dovremo adottare tutte le misure che la scuola impone per la sicurezza di tutti, però ritorniamo a parlare con le scuole. Abbiamo 6 istituti della nostra provincia che hanno aderito a questo progetto. Le nostre premiate avranno 2 giorni molto intensi per poter incontrare tutte le classi che ci sono state segnalate, però questo per noi è una grande soddisfazione, è il valore aggiunto del nostro evento, perché poter parlare ai giovani, poter sperare di creare un futuro migliore per loro, quindi con delle fondamenta, con delle basi nuove e positive, è sicuramente una cosa molto importante. Per quanto riguarda la categoria diritti umani, abbiamo Sua Eccellenza Sani Ansari, una delle famiglie più importanti dell'Arabia Saudita, che è a capo di una grande holding, ma nonostante questo è presidente di una fondazione, la Fondazione Ansari, che si occupa di aiutare bambini, profughi, popolazioni indigenti e diciamo in povertà. Sempre per i diritti umani, Samira Asghari, afghana, che attualmente vive a Losanna, in quanto lei è l'ex capitana della nazionale di basket dell'Afghanistan, ma che è anche membro del CIO, la donna più giovane a sedere nel Comitato Olimpico Internazionale. Per quanto riguarda la donna coraggio, abbiamo 2 pari merito: Chiara Frazzetto, vittima di mafia, e Maria Antonietta Rositani, vittima di violenza. Per quanto riguarda l'uomo per i diritti umani, Don Agnello Manganiello, che è il prete anticamorra, il prete di Scampia che si batte appunto contro la camorra per portare fuori dai margini della società e giovani. Per il giornalismo, Luisa Betti Dacli. Per l'imprenditoria sociale, Diva Moriani. Per la ricerca scientifica, naturalmente questo è stato una bellissima sorpresa, è un grande valore aggiunto al nostro premio,
la dottoressa Capobianchi, che fa parte dell'equipe di ricerca dello Spallanzani, che per prima al mondo ha isolato il virus del Covid-19. Questo ha consentito a tutta la comunità scientifica internazionale di poter mettere a punto farmaci, terapie e soprattutto i vaccini. Con Angelo abbiamo voluto, con Angelo e con i dirigenti scolastici, abbiamo voluto e vorremmo capire quanto i giovani, quanto i loro studenti apprendono e incamerano da questi incontri. Quindi abbiamo deciso di istituire un concorso a cui dobbiamo dare ancora un titolo. Questo naturalmente faremo un incontro con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti per trovarci d'accordo. Quindi un concorso in denaro dove i ragazzi dovranno impegnarsi per fare degli elaborati o dei PowerPoint o qualsiasi altra cosa decideremo di fare, e quindi una somma in denaro per capire e per premiare coloro che naturalmente si impegneranno in questo concorso. Questo consente anche ai professori, insomma, a tutto il corpo insegnante di pensare di utilizzare questi incontri anche come materia di studio, come materia d'esame.